Mentre Gesù parlava di queste cose, arrivò un tale, un capo sinagoga. Si avvicinò, si mise in ginocchio e disse: «Poco fa è morta mia figlia. Ti prego, vieni, metti la tua mano su di lei e vivrà di nuovo». Gesù si alzò e lo seguì insieme con i discepoli. Intanto, da dietro, una donna si accostò a Gesù e toccò la frangia del suo mantello. Da 12 anni questa donna perdeva sangue, ma aveva pensato: «Se riesco anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». Gesù si voltò, la vide e le disse: «Coraggio, figlia mia, la tua fede ti ha salvata». E da quel momento la donna fu guarita. Poi arrivarono alla casa del capo sinagoga. Gesù vide la folla che faceva lamenti funebri e i suonatori di flauto. Disse: «Andate via, la bambina non è morta, dorme». Ma quelli ridevano di lui. Quando la folla fu mandata fuori, Gesù entrò, prese la bambina per mano e quella si alzò. E in tutto quel territorio la gente parlò di Gesù.